Questo congresso è importantissimo sul diabete, non può non riguardare anche la figura del pediatra. Sì, perché in effetti il diabete, come voi sapete, è una patologia che colpisce sia l'adulto sia il bambino. Il bambino è colpito soprattutto dal diabete di tipo 1, insulino dipendente, e anche se stiamo vedendo che nel corso degli anni un spostamento verso il diabete di tipo 2 legato probabilmente ad una cattiva alimentazione e quindi lo spostamento verso l'obesità, che sono fattori interconnessi tra l'obesità, la cattiva alimentazione e l'insorgenza anche di diabete di tipo 2, che è quello non insulino dipendente. Noi ci occupiamo di queste cose proprio perché rientrano nell'attività della pediatria di famiglia, ma anche della pediatria dell'ospedaliera. Dottoressa, purtroppo questa è una patologia che non riguarda soltanto o i bambini piccoli o gli adulti, ma riguarda anche una fascia di età peraltro molto delicata, che è quella dell'adolescenza. Sì, quest'anno soprattutto abbiamo avuto diversi esordi, i medici di famiglia, i pediatri ne sono anche testimoni, tra la primavera e l'estate, anche durante le attività estive dei GRES abbiamo registrato degli esordi di diabete di tipo 1 negli adolescenti e nei giovani adulti. In questo senso dobbiamo dire che l'associazione ADE è stata visionaria col suo presidente nel concepire un intervento di team, un intervento che contemplasse anche l'intervento psicologico, sia nella fase di accoglienza della diagnosi con tutto quello che comporta, che nella fase proprio della cura e del mantenimento dei risultati, perché il ruolo delle emozioni e dei comportamenti e delle dinamiche familiari hanno un'incidenza molto importante verso, diciamo, una buona gestione della condizione diabetica. Un altro appuntamento importante organizzato dall'ADE, lei è uno specialista, un otorino, e anche per quanto riguarda la sua specializzazione ci sono delle implicazioni con la patologia. Sì, volevo rimarcare l'importanza che il diabete esercita sull'udito. Il diabete agisce pesantemente sull'udito. Questa è una complicanza poco conosciuta, misconosciuta del diabete, ma partendo dal principio che il diabete determina alterazioni vascolari dei piccoli vasi, quindi microangiopatia dei grossi vasi, macroangiopatia del nervo, chiaramente agisce pesantemente anche sull'orecchio, organo altamente vascolarizzato e riccamente innervato. Infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia ai soggetti diabetici, proprio per questa interferenza forte del diabete, questa alterazione che il diabete determina sulla perdita uditiva, dicevo, consiglia di sottoporsi almeno una volta l'anno ad un esame della funzionalità uditiva.